Esistono svariatissime qualità di farine in commercio e oggi vorrei parlare con voi delle più comuni, quelle più utilizzate e soprattutto di come andare a sostituire quella che più comunemente viene detta farina bianca o 00. Questo perché? Perché ormai quasi tutti, insomma, gli esperti in nutrizione, dietologi, medici che si occupano appunto di tumori o altro, sottolineano l'importanza di sostituire la farina bianca, quindi la classica 00, con delle farine integrali o comunque con delle farine provenienti da cereali differenti. Questo perché? Perché la farina bianca, quindi la classica 00, è effettivamente una farina praticamente morta, è una farina che viene raffinata tantissimo, al quale viene tolto praticamente il 70% di tutti quelli che sono i valori nutrizionali che normalmente la pianta, che non, normalmente il grano, diciamo, ha in sé, e che quindi, essendo raffinata tantissimo, quando l'andiamo ad utilizzare in sé non ha più alcun valore nutrizionale, l'unica cosa che ci apporta sono gli zuccheri. Quindi come possiamo sostituire la farina bianca più comunemente utilizzata per i nostri ricetti o comunque in quello che mangiamo quotidianamente? La scelta è vastissima, partendo sia dalla farina di grano tenero da cui appunto deriva la 00 fino ad arrivare a altri cereali appunto integrali o no. Iniziamo subito con lo specificare quali sono le tipologie che possiamo trovare di farina per quanto riguarda il grano tenero. Se ci avete mai fatto caso, sulla confezione le farine vengono identificate con un numero, quindi abbiamo la 00, la 0 come in questo caso, e poi c'è la farina di tipo 1 e in questo caso potete vedere, non so se si legge. E qui c'è la farina di tipo 2. Allora, cosa differenzia l'una dall'altra? In poche parole, più alto è il numero che si trova vicino alla scritta, meno quella farina sarà raffinata. Quindi la 00 è in assoluto la farina più raffinata, quindi quella con meno nutrienti all'interno, è solo zucchero. Si passa poi alla 0 per arrivare alla 1, che è quella diciamo con una raffinazione di tipo medio. Per passare alla 2, che è questa qui, io mi scuso il pacco già iniziato, ma io la utilizzo, quindi solo questa avevo. Per passare alla 2, che appunto è una semi integrale. E l'ultima, appunto per quanto riguarda le farine di grano tenero, è l'integrale, cioè questa qua, dove non c'è praticamente quasi niente per quanto riguarda la raffinazione, la parte del grano tenero viene macinata per intero, quindi sia la parte interna del germe di grano, sia la parte esterna che è la crusca, quindi quella che ci dà poi le fibre e i sali minerali. L'unica cosa che vi posso dire sull'integrale è che con questa non potete fare il pane o della pizza utilizzando soltanto farina integrale, perché non lievita, dovete necessariamente smezzarla, quindi tagliarla con della farina di grano tenero più leggera, quindi che sia 1-0 o 1-1 è indifferente, mentre con la tipo 2, che è questa qui, secondo me è la migliore perché è una semi integrale ma vi consente di fare qualsiasi tipo di preparazione, sia che sia salata sia che sia dolce. Insieme a quello, alla farina di grano tenero abbiamo poi la farina di grano duro, come questa che appunto è la semola di grano duro. Con questa ci si fanno sia le focacce, la pasta fatta in casa ed è ottima perché per quanto riguarda le focacce dà molta comodità, mentre per quanto riguarda la pasta dà la possibilità di lasciare la sfoglia ruvida e quindi è ottima per paste che magari devono essere abbinate a dei sughi oppure a delle lasagne, ad esempio. Mettendo da parte il grano, quindi le farine di grano, passiamo direttamente ad altri tipi di farine. Un esempio è la farina di mais. Questa qui è bellissima perché l'abbiamo presa al mulino, quindi è proprio di quelle veramente fatte bene, buone. Il buono della farina di mais è che non ha glutine, quindi è anche indicata per chi ha intolleranze o è allergico al glutine, quindi per i celiaci. La farina di mais si presenta appunto di colore giallo.
Possiamo trovarne sul commercio di due tipi, quella con una grana più spessa che viene utilizzata per fare la polenta e quella con una grana più fina, detta anche fioretto, e che viene utilizzata appunto per fare impasti salati e per fare impasti dolci. Difatti questa è la fioretto e ci faccio spesso anche biscotti che vengono buonissimi e molto saporiti. Oltre alla farina di mais, io ho anche la farina di grano saraceno. In questo caso anche il grano saraceno è indicato per chi è intollerante e allergico al glutine, quindi per i celiaci. Non contiene glutine, è un grano secondo me favoloso, molto saporito. Io lo utilizzo spesso per fare i biscotti, per fare delle crostate e per farci biscotti naturali, che poi vi farò magari la ricetta, perché è buonissimo come sapore. La farina di farro può essere utilizzata in mille modi, sia per impasti, per preparazioni dolci, sia per preparazioni salate, quindi ci si possono fare le pizze così come ci si possono fare i biscotti o i dolcetti. Questa non può essere utilizzata da celiaci perché contiene glutine, quindi se siete intolleranti al glutine la farina di farro non la potete utilizzare. Una cosa buona della farina di farro è che contiene un quantitativo di zuccheri maggiori rispetto a quelli di grano, quindi quando si fanno delle pizze, degli impasti lievitati, occorrerà meno tempo di lievitazione per quanto riguarda l'utilizzo della farina di farro rispetto alla farina di grano tenero. Insieme alla farina di farro, un'altra delle mie preferite è la farina di orzo integrale. Non si vede dalla telecamera, però ha un colore grigio perlato e trovo che sia favoloso l'orzo insieme al farro e si fa un pane che ha veramente un profumo e un sapore eccezionale. E ha un colore sul grigiastro, lascia una mollica molto, molto compatta, è veramente tra i miei pani preferiti. È facile da fare e è molto gustoso, quindi anche questa io ve la consiglio, soprattutto per impasti salati come appunto pane e focaccia. Oltre a quelle che vi ho mostrato e che avevo attualmente in casa, però di solito ne uso tante altre, ci sono almeno altre due farine che io di solito utilizzo sempre e sono innanzitutto la farina di ceci. Che come ben sapete, insomma, è fondamentale a mio avviso per la cucina vegana perché ci si possono fare veramente tantissime cose. È anche quella priva di glutine, quindi può essere utilizzata dai celiaci. E una delle ricette più classiche che si può trovare della cucina vegana è appunto la farifrittata, cioè una frittata, una finta frittata vegetale fatta con un impasto di acqua e farina di ceci. È ottima anche per le impanature e per fare magari burger o polpettine, appunto. Un'altra farina ottima è la farina di riso, anche questa priva di glutine, la potete acquistare in tutti i supermercati perché ormai è molto reperibile, cioè facilmente reperibile. Con la farina di riso sono perfetti i dolci, proprio perché lascia fragranza e sofficità, quindi è ottima se si aggiunge un pochino di farina di riso all'interno magari di un ciambellone o di una torta. Lascia appunto più fragranza all'impasto, ma è ottima anche per fare le impanature, così come ci insegnano i giapponesi che la mettono all'interno dell'impasto per fare la tempura. Quindi è molto croccante, quindi se dovete fare qualcosa in forno o friggere, vi consiglio di mettere un pochino di farina di riso perché dà una croccantezza particolare. Oltre a questi che vi ho elencato, ci sono ovviamente tantissimi altri tipi di farina, come ad esempio la farina di lupino, la farina di lenticchie, la farina di piselli, e chi più ne ha più ne metta, veramente ce ne sono tantissime. Quindi spero che insomma vi sia un pochino più chiaro diciamo, la vastità delle farine in commercio, in maniera da poter, non dico eliminare del tutto, però magari limitare l'utilizzo della farina bianca. Avete veramente una vasta scelta e poi è ottimo provare e sperimentare farine diverse perché troverete che i gusti sono diversi.